Davide, che diavolo è successo ieri? Ieri? Sì, ieri, subito dopo che abbiamo visto il lampo, dopo che ho raccolto l'anello. L'anello? Il lampo aspetta, rallenta mattina. Oddio, sì, hai ragione, è vero, la ragazza ieri è stata aggredita. Cesare, come siamo tornati ieri? Dov'è la macchina? Cioè, io non ricordo nulla. Abbiamo bevuto, cos'è successo? Io non... mal di testa, non mi ricordo niente. No, Davide, è successo qualcosa, ne sono sicuro, anche perché non ho la costante sensazione. Secondo te? Un fratello che deve liberarmi il... Cosa c'è? No, aspetta, Davide, ci sentiamo più tardi. Chiama Alice e dire che ci incontriamo tutti quanti allo stesso posto. Io devo risolvere una cosa. Che abitudine di merda non salutare. No, stai parlando da sola. Oh, tutto ok? Non è che ho fatto qualcosa di male. Oh. Sara. Oh. Alice, scusa se ti sveglio, ma... Davide, no, non ora, per piacere. Sono tornata poco fa e ho tante ore di sonno da recuperare. Ti prego, ci sentiamo dopo, ok? Ehi, Ali, ma stai delirando. Sei tornata ieri. Che stai dicendo? No, Davide, io sono tornata stamattina. E oggi è sabato. E... no, no, aspetta. Io mi ricordo di ieri sera. Ma io sono tornata stamattina. La valigia è ancora chiusa. Davide, perché la valigia è ancora chiusa? Davide, che cosa sta succedendo? Che cosa significa? Ma perché ho questo mal di testa atroce? Alice, ascoltami. Sta zitta. Ascoltami. Ci vediamo al solito posto tra mezz'ora. Va bene? Non tardare, per favore, è importante. Ok. Va bene, a dopo. Ma che cazzo è successo ieri? Allora, raga, facciamo il punto della situazione di quello che è successo ieri. Allora, io vi stavo parlando del mio esame. E Cesare, poi ti ho raccolto l'anello da terra. Io mi sono chinato e subito dopo abbiamo visto la ragazza venire aggredita. Raga, io ho visto che qualcuno l'aggrediva. Io l'ho visto. C'è stato qualcuno che l'ha spinta, poi un flash nero, poi non ricordo più niente. Stamattina mi sono svegliato con un mal di testa, davvero... Non ho neanche bevuto, è assurdo. Ragazzi, io non mi ricordavo nulla della sera prima della chiamata di Davide. Mi sono svegliata e la valigia era lì, come se fossi appena tornata. Questo è strano, vuoi sapere che cosa mi è successo stamattina? Mia sorella mi ha trattato praticamente come se io non ci fossi, come se fossi un fantasma. Cosa? Come se fossi un fantasma. Praticamente mi stava ripetendo le stesse cose che mi ha ripetuto ieri mattina mentre ero in bagno, solo che stamattina io ero nel letto. Cesare, mi sta inquietando, smettila. E credete che questa sia l'unica cosa strana? Guardate i vostri cellulari. Ciao. Oggi è ancora sabato. Ma come sabato? Ragazzi, ma quello chi è? Ci sta fissando? Facciamo che ce ne andiamo perché non, sì, non mi piace però. Ma che succede? Non lo so, non parte! Non parte! Che cazzo succede? È diventato buio! Ragazzi, sta avvicinando! Via, 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 via! Non ci segue più! Non mi sembra. Ma che cazzo era? La macchina, cazzo! Davide, che senso ha andare a riprendere la macchina in questo momento? Ti rendi conto di quello che è successo? C'è stato un lampo, i cellulari hanno smesso di funzionare, c'è un tizio che ci sta inseguendo ed è diventato tutto buio.
non Cesare, ha senso. No, è la mia auto, ho lasciato le chiavi nel puoi quadro. Dire qualche cosa per favore. Davide, non ti rendi conto senso. Di sei riconosco, che cazzo dici? Io lo dico per te, Davide, non parlo. È la mia auto, vado da solo. Davide, 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 per ma favore. Che cazzo fai? Io non ho parole. Che cosa vuoi? Ehi, posa quel coltello. Non ti avvicinare, stammi lontano. Io ti ho già visto, tu eri... Tu sei la ragazza che è stata aggredita l'altro giorno, ma... Tutto ok. Vattene via. Davvero che senso ha avuto andare da solo. Certe volte proprio... Proprio? Ali. Oh, Ali. Che è successo? Non lo so, ho avuto una specie di visione. Davide cadeva a terra e c'era una ragazza. Una visione? Davide che cadeva a terra? Di che cosa stai parlando? Sì, non lo so, ma era terribile. Se fosse successo davvero... Io... Facciamo una cosa, andiamo a vedere ora come sta, così ti tranquillizzi, ok? Sì. Andiamo. Ci vado da solo? Ci vado da solo! Sono tornato indietro come stamattina. Davide, ma che cazzo fai? Davide, il cellulare! Ma che cazzo stai dicendo? Com'è possibile? Cesare, io ho qui il mio telefono. Che stai dicendo? Cosa sta succedendo di nuovo? Davide, Davide, ti prego. La macchina, Davide. Cesare, ho la macchina Davide, lì! Davide, ti prego, lascia stare la macchina per questa volta. Che ti scongiuro, abbiamo bisogno di andarcene via. Dobbiamo trovare un luogo sicuro dove stare. Ok, ok, casa. Andiamo scappa, a casa, scappa. Ora! Puttana! Ma io ho detto che dovrei stare a casa oggi! Corri e basta!